Siamo con Francesco Sirabella, dirigente dell'Ischia Marine Club. Allora, conclusione di questa seconda edizione del Beach Water Polo Stars, com'è andata? Beh, direi che è andata magnificamente, c'è stata una bellissima risposta da parte dei giocatori che hanno giocato con altissimo agonismo, pur anche se diciamo, la posta in palio non era quella di un torneo ufficiale, ma si sono affrontati veramente quasi oserei dire senza esclusione di colpi in acqua, e di questo ne siamo felicissimi perché hanno offerto un grande spettacolo e di questo siamo solo contenti. Presupposti per l'anno prossimo ci sono ovviamente, in cosa si può migliorare, a cosa puntate con questo torneo? Allora, innanzitutto, come ti dissi la prima volta, quello che noi puntiamo, il nostro obiettivo è quello di diffondere sempre di più questo sport, soprattutto su quest'isola e soprattutto tra i giovani, tra i ragazzi. A migliorare si può sempre migliorare, l'anno prossimo magari speriamo in un seguito di pubblico ancora maggiore, purtroppo quest'anno il meteo non ci ha tanto aiutato, ma su quello non possiamo fare nulla, però diciamo è andata bene così, speriamo di migliorare sempre. Francesco, una domanda conclusiva sulla location che è stata un po' la novità di quest'anno. Si è passati dal castello, simbolo dell'isola d'Ischia, ad un altro simbolo dell'isola che è il fungo. Ad una prima analisi pare che sia stato promosso anche il comune di Alcamino. Beh, sicuramente, innanzitutto la location dal punto di vista squisitamente tecnico si presta benissimo perché è un'area ridossata, l'acqua è praticamente sempre calma, quasi somiglia a una piscina, gli stessi giocatori l'hanno apprezzato e se ne sono accorti. La location è comunque splendida, molto tranquilla, e il pontile praticamente è un ottimo, sono degli spalti naturali praticamente, di questo siamo stati felicissimi. Sicuramente una location ottima.